13 giugno 2023 è questa la data in cui la chiesa di Santa Maria del Presepe, simbolo della città di Nocera Inferiore, ha chiuso i battenti per una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che sembrano essere finiti. Entro la fine del mese le attività dovrebbero riprendere e noi abbiamo fatto una chiacchierata con Don Piercatello Liccardo, con il geometra Pasquale Rossi, che ci hanno spiegato un po' quali lavori sono stati eseguiti e come la chiesa si ripresenterà alla città. Bentornati nella chiesa di Santa Monica, o Santa Maria del Presepe se preferiamo essere precisi. Don Piercatello, innanzitutto grazie per averci riaccolto all'interno della chiesa di Santa Maria del Presepe, ancora in uno stato grezzo ma ancora per poco tempo, perché verosimilmente, ottimisticamente parlando, per fine mese finalmente dovrebbe riaprire i battenti. Sì, grazie a voi per essere venuti, era l'occasione per rispondere alla domanda più gettonata che mi viene fatta più frequentemente: ma a che punto sono i lavori, quando riaprirà la chiesa parrocchiale? Questo mi fa piacere perché vuol dire che c'è non solo attesa ma anche affetto nei confronti della parrocchia, ed è una bella cosa, si sente la mancanza evidentemente. Allora abbiamo pensato insieme con gli architetti di far vedere lo stato dell'arte. Non proprio tutto perché non vogliamo sciupare la sorpresa, ma almeno come procedono i lavori, che sono agli sgoccioli, manca veramente poco. Speriamo veramente per la fine del mese di riuscire a ridare alla città la nostra chiesa parrocchiale. Quindi grazie per averci aiutati ad arrivare nelle case delle persone. E noi proviamo a spiegare alle persone cosa è stato fatto, magari non troppo tecnicamente, perché dopo appunto i tecnici illustreranno quanto fatto, però è giusto far capire cosa è cambiato e cosa troveranno di nuovo non soltanto i frequentatori abituali di questa chiesa, ma anche tutti i nocerini che certamente muoiono dalla curiosità di rivedere la chiesa di Santa Maria del Presepe. Sì, gli interventi più importanti riguardano, tra virgolette, la messa in sicurezza, no? Nel senso che noi abbiamo dovuto riasfaltare completamente le coperture, rifare gli infissi perché c'erano gravi infiltrazioni d'acqua, e alcuni interventi strutturali che poi gli architetti vi sapranno dire nel dettaglio. Cosa troveranno? Troveranno una chiesa molto più luminosa, sia di giorno che di sera, perché abbiamo studiato un'illuminazione che potesse favorire la preghiera sia di giorno che di sera. Troveranno una nuova pavimentazione, una nuova collocazione delle statue dei santi, troveranno quello che in gergo viene chiamato l'adeguamento liturgico, quindi un nuovo altare, un nuovo ambone, che è il luogo da cui si proclama la parola di Dio durante la messa, un nuovo fonte battesimale che noi non avevamo fondamentalmente. In più un nuovo cuore pulsante, che è la nuova cappella dell'adorazione, completamente ridisegnata, completamente rifatta, luogo per pregare, esclusivamente per pregare, che custodirà sia il tabernacolo con le ostie per la celebrazione eucaristica, sia l'ostensorio per l'adorazione dei fedeli, quindi veramente il cuore pulsante della parrocchia, con delle sorprese interessanti. Troveranno anche un nuovo ufficio parrocchiale, perché il parroco non sarà più Ramingo, ma occuperà quella che una volta era la stanzetta dove erano le statue dei santi,
come ho detto, ricollocheremo i santi nelle navate laterali e quindi quella stanzetta diventerà l'ufficio del parroco. E questo ci ha permesso di creare anche una stanza apposta per la riconciliazione, quindi un luogo dove potessi confessare, una stanza dove ci saranno due confessionali, quindi un luogo specifico per questo sacramento che tanti ci chiedono in parrocchia. Un altro aspetto importante che abbiamo notato appena entrando oltre alla luminosità è l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sì, su questo abbiamo insistito molto con la ditta, gli architetti sono impazziti per ridisegnare le rampe, gli accessi, però ci tenevamo molto che non ci fosse in nessun modo un ostacolo per accedere ai luoghi centrali, quindi non ci sono barriere né per accedere in aula liturgica, né per accedere in cappella dell'adorazione, né per accedere al mio ufficio o alla sala delle confessioni, ma soprattutto ai bagni. Abbiamo creato un bagno apposta per le persone in carrozzina, proprio per favorire davvero a tutti di poter venire in questo luogo. Ritorniamo alla Cappella dell'Adorazione, ci sarà di nuovo l'adorazione perpetua, questa chiesa è stata la prima, poi il Vescovo l'ha vietata per motivi di sicurezza, si potrà dopo il Covid ritornare a questo? Ma diciamo che vietato è una parola inesatta, il Vescovo per motivi di sicurezza ci ha consigliato di evitare le ore notturne, perché soprattutto di notte poteva accadere qualcosa di spiacevole. In questi anni, dopo il Covid, noi non ci siamo mai fermati, no? Abbiamo ripreso l'adorazione da subito, anche se con orari differenziati, anche dove siamo ora, nella cappellina via Garibaldi, l'adorazione continua. Certamente contiamo di riappropriarci di tutta la forbice oraria, quindi dalle 6 del mattino alla mezzanotte. Però per questo abbiamo bisogno di adoratori. In questi anni tanti adoratori sono invecchiati, si sono affaticati, qualcuno è andato in paradiso. Abbiamo bisogno di qualcun altro che prenda il posto di questi adoratori e che ci aiuti a continuare questo servizio alla città, offrire alla città la possibilità di trovare sempre Gesù nel Santissimo Sacramento pronto ad accogliere le nostre suppliche. Duri e freddi numeri li dobbiamo sviscerare necessariamente per dare un servizio corretto a chi ci sta ascoltando. Quanto sono costati questi lavori e come Don Piercatello è riuscito a recuperare i fondi e se è riuscito a recuperare tutti i fondi che servono per ultimare? Insomma. Allora, il lavoro è stato economicamente molto impegnativo. La chiesa è grande, sia dentro che fuori abbiamo dovuto lavorare su tutti i fronti, non si tratta solo di una rinfrescata, ma di un intervento importante dal punto di vista degli impianti, dicevo dal punto di vista strutturale, quindi davvero un intervento molto importante. Il lavoro è costato circa 680.000 euro. Di questi abbiamo ricevuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, dal fondo 8 per 1000 per l'edilizia di culto, un contributo di circa 450-460 mila euro. E meno male che c'è l'8 per 1000, no? Perché poi se ne sentono di cotte e di crude, ma vengono utilizzate davvero per le parrocchie, per la Caritas, io ne sono testimone oculare. All'appello ti accorgi mancano quasi 200 mila euro. Ecco, questa è la quota che la parrocchia deve raccogliere. Ne abbiamo raccolto una minima parte, il 10% in questi mesi, quindi siamo un po' in affanno, un po' in difficoltà, ma sono sicuro che la provvidenza non farà mancare il suo aiuto e i nocerini non faranno mancare il loro aiuto. Ci sono diversi modi in cui poter contribuire, lo diciamo subito così. Innanzitutto è possibile, per esempio, contribuire ai nuovi banchi della Cappella dell'Adorazione, no? Per la chiesa utilizzeremo le panche che avevamo, ma lì le abbiamo dovute ridisegnare per il nuovo spazio. Si può contribuire per quello. Oppure si può contribuire semplicemente con un'offerta, no? Abbiamo l'IBAN della parrocchia sul sito parrocchiale, è possibile fare un'offerta libera, anche in contanti, rivolgendosi in cappella. Oppure un'iniziativa a cui teniamo molto, che è quella di un mattone per la chiesa. Abbiamo pensato su questa parete esterna, quella che va su Via Origlia per intenderci,
di sostituire quelle mattonelle grigie con delle lastre di marmo dedicate. Quindi chi vuole, con la sua offerta, può fare una lastra dedicata che noi poi apporremo alla parete e rimane come memoria del proprio contributo ai lavori in parrocchia. Quindi ci sono diversi modi di aiutarsi. Un po' come si fa negli stadi adesso, forse un po' sì. Quando si fanno le offerte alle società di calcio. Abbiamo detto all'inizio di questa nostra chiacchierata che ci troviamo all'interno di un cantiere. Come si trasforma il cantiere nuovamente in una chiesa? Vabbè, innanzitutto il prima possibile se ne devo andare via tutte le maestranze, quindi non vedo l'ora di non vederli più, di salutarli. Poi comincerà la fase di pulizia e trasloco, perché dobbiamo riportare dentro tutto quello che abbiamo spostato, perché l'abbiamo dovuta svuotare completamente, per poi accedere all'ultima parte, che è la data di apertura, che prevede una bellissima celebrazione, che è la consacrazione dell'altare, del nuovo altare, e dedicazione della chiesa, si chiama così. Per le mani del vescovo verrà consacrato il nuovo altare, verrà dedicata la chiesa e verrà quindi ufficialmente riaperta al culto. È una celebrazione molto particolare, forse la maggior parte di noi non ha mai partecipato a un rito del genere, molto suggestivo, molto ricco di segni, quindi quando sarà invito davvero tutti a partecipare, perché potrebbe essere una bella occasione per vedere una cosa mai vista. Invitiamo tutti a partecipare, anche perché ci sarà qualche posto in più rispetto a prima. Abbiamo visto che è stata ridisegnata la chiesa, quindi ci sarà la possibilità di una trentina di posti a sedere in più all'incirca. Sì, rispetto ai numeri precedenti sì. Ridisegnando i luoghi, ridistribuendo meglio i luoghi, siamo riusciti a ricavare qualche posto in più. Io vorrei chiudere rivolgendomi al mosaico, perché è un po' il simbolo della chiesa di Santa Maria del Presepe. Che è lì, non l'abbiamo toccato, qualcuno si preoccupava, ma c'è ancora, è lì, e chi lo tocca, ci mancherebbe altro. A proposito di quello che lei ci ha detto all'inizio, l'illuminazione, guardandolo appena si entra, sembra nuovo. Spicca. Sì, in realtà l'abbiamo semplicemente spolverato, non abbiamo dovuto fare nient'altro, perché il mosaico non ha subito danni in questi anni, quindi non abbiamo dovuto intervenire in maniera forzosa con un restauro. Ecco, però risplende perché, e ringrazio gli architetti, si è saputa studiare un'illuminazione che potesse farlo sbocciare ancora di più. Senza voler dare date, qual è l'appuntamento che Don Piercatello dà ai nocerini? Io spero per l'ultima settimana di ottobre, senza voler dare date. Architetto Pasquale Rossi, scendiamo nel tecnico, promettendo però che lei è nato in questa chiesa e quindi qualunque tipo di intervento è stato fatto certamente dall'esperto, ma poi dal fedele e da chi conosce tutto di questa comunità parrocchiale. Cosa è stato migliorato, modernizzato e fatto di diverso rispetto a prima? Sì, intanto tengo a dire subito che siamo in tre, io insieme all'architetto Mattiello e all'architetto Mauro, tutti e tre nati in questa chiesa nella fede, e poi dopo siamo anche tecnici. Qual è il lavoro che è stato fatto in questo luogo? Fondamentalmente possiamo dire due tipologie di lavoro: uno strettamente tecnico, strutturale, che ha interessato la cappella, perché le infiltrazioni di acqua la stavano facendo cedere, e quindi sostanzialmente questo intervento è stato molto importante, oltre poi al rinnovamento architettonico, che non diciamo in questo momento, lasciamo poi al momento di apertura la sorpresa di come sarà. Per quanto riguarda l'aula, è stato fatto sostanzialmente un lavoro architettonico, l'abbiamo voluta rendere, posso usare un termine, più semplice, più fruibile, più accogliente per chi viene e si concentra nella preghiera. Quindi siamo voluti scendere un po' a livello, posso usare un termine, di chiese francescane. Questa è stata l'idea di fondo che ci ha condotto a quello che poi sarà il risultato finale. Ovviamente l'attenzione poi è caduta su alcuni fatti fondamentali, tipo, come dicevate prima con Don Piero, il mosaico, quindi una corretta illuminazione dei luoghi importanti di questa chiesa.
Inizialmente si era pensato di procedere a blocchi, poi però facendo un'analisi generale è stato preferibile cantierizzare l'edificio e svolgere il lavoro tutto insieme. Io le chiedo anche, se non si fosse proceduto a fare queste opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali potevano essere i rischi? Il rischio principale, quello diciamo più grave, era legato alla cappella, perché l'infiltrazione di acqua diventava sempre più grande, dovuta anche alle situazioni atmosferiche di questo momento, quindi a quelle forti acquazioni di piovosità, c'era un'infiltrazione e quindi di conseguenza si finiva che questo cedimento poi diventava veramente importante. Per quanto riguarda l'aula invece c'erano delle infiltrazioni anche d'acqua dal tetto, quindi si è provveduto a fare queste cose. C'erano sulle vecchie finestre infiltrazioni, quindi si è dovuto sistemare un poco tutto questo aspetto.